È la serata di chiusura di San Martino Arte. Lucio Dalla, cui è affidato il concerto finale, attacca il suo più clamoroso successo. È da ore che migliaia di giovani si accalcano nello spazio scenico di San Martino Valle Caudina, un comune a cavallo delle province di Avellino e Benevento, dove da 20 anni, in agosto, si svolge una rassegna d'arte e di cultura, considerata ormai dal pubblico e dalla critica una delle più importanti d'Italia. I ragazzi stanno assistendo all'avvenimento musicale dell'anno, certamente irripetibile. Sullo stesso palco, accanto a Dalla, ci sono Pino Daniele e Zucchero. Quando Pino Daniele avvia la sua esibizione, il pubblico gli tributa un'accoglienza da stadio, partecipe ed affettuosa. Sono anni che il cantautore napoletano non dà concerti nel sud. In mezz'ora, intrecciando il blues con fascinose ricerche sonore, egli propone 6 pezzi di sicura presa. Artistica e culturale di Daniele, l'antico e il moderno di Napoli sono ulteriormente vivificati dal contatto con esperienze musicali nate in contesti sociali non molto dissimili da quelli della sua città. Dalla, che fa da filo conduttore della serata, è al meglio della forma. È una vecchia conoscenza di questo teatro all'aperto, perché vi è stato in tournée 5 volte. Qui, a San Martino Arte, lanciò per la prima volta in pubblico la ormai leggendaria Caruso. Nella serata dei Big ha voluto riproporla, con toni di struggente efficacia. I'm gonna have to
È questo un duo che sarebbe la fortuna di ogni imprenditore musicale. Zucchero ha cantato due sole canzoni, ma si è rivelato una forza temperamentale e scenica fuori del comune. Una tensione emotiva.